Il derby tra Rovereto e Sacco San Giorgio non smentisce le attese e ne viene fuori una partita davvero rocambolesca, in cui il risultato finale è 2-2. Il primo squillo del match è di marca ospite, con colpo che batte veloce una punizione, arriva a Bergamo, ma poi la difesa riesce a chiudere. Nei derby serve il tocco del campione e la rovesciata di Garniga è una di queste, che porta in vantaggio il Sacco San Giorgio al 10° minuto del primo tempo. I padroni di casa cercano subito il pareggio con questo tiro deviato, ma la palla termina alta. Dopo un'azione insistita sulla destra, Frisanco anticipa tutti in area di rigore, ma la palla termina sul fondo. Al 20° si vede anche Marinaro, cross dalla destra, colpo di testa, ma la palla termina alta. Al 25° il Sacco San Giorgio trova il raddoppio, palla lunga per Garniga che parte sul filo del fuorigioco, arriva al limite dell'area, fa partire un sinistro che termina sotto la traversa e trova una spettacolare doppietta. Ghiotta opportunità per Festi su calcio di punizione, fa partire il suo sinistro, ma De Romedi smorza in calcio d'angolo. Il Rovereto spinge con un cross dalla sinistra, Marinaro sfiora soltanto, ma la palla termina a fil di palo. Fezzi risponde partendo sul filo del fuorigioco, ma manda la palla a lato. Il secondo tempo è su ritmi più bassi, ma Garniga viaggia sempre a ritmi altissimi con questo tiro. Poco dopo è Tranquillini a calciare verso la porta avversaria con questa girata, ma la palla è alta. Ci prova anche da Croce su calcio di punizione, ma la barriera devia. Grandissima opportunità per il Rovereto da dentro l'area di rigore, ma Agosti calcia alto in girata. Con il passare dei minuti Rovereto continua a creare occasioni da gol e si vede annullato un gol di Agatiello per fuorigioco dopo un'azione confusa in area di rigore. Al minuto 83 è il momento cruciale del match. Calcio di rigore assegnato a Rovereto per un tocco di mano. Dagli 11 metri si presenta da Croce che calcia e spiazza il portiere. 1-2 e partita riaperta. Dopo un secondo tempo di sofferenza, il Sacco San Giorgio si spinge in avanti alla ricerca del 3-1, ma Bergamo spreca. Al 90° il neo entrato Fazzi riceve palla e fa partire un diagonale di sinistro che trafigge De Romedi. Esplode lo stadio Quercia che riesce a raggiungere il pareggio nei minuti finali, con i padroni di casa che mantengono la distanza di sicurezza al Sacco San Giorgio e si portano a meno 1 dalla capolista Ledrense sconfitta dal Civezzano.